Rallegratevi ed esultate. Queste le parole del Vangelo che oggi sono state proclamate. E queste sono parole che vogliamo vivere nella pienezza. Oggi vogliamo rallegrarci ed esultare per festeggiare e onorare la natività di colei che ha dato vita a questo mistero d'amore, a questa madre Chiesa, colei che accogliendo nel proprio cuore il bambino Gesù ci ha donato la sua regalità. Ecco questo giorno di vita, un giorno di gioia, un giorno che fa sussultare il cuore, un giorno di regalità, quella regalità che questa fanciulla ha accolto nel proprio cuore per poi donarla a tutti. Gratuitamente l'ha ricevuta e gratuitamente ce l'ha donata. Ecco il mistero di questa donna scelta dal Padre in questo tempo per poter donare a tutti il bambino Gesù, per poter donare a tutti la regalità di colui che è re. Dov'è il re? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Il re è qui, il re è nato, il re è vivo. Il re tutti attende per poter donare a tutti la sua regalità, la sua figliolanza, affinché tutti, giungendo alla corte di questo re, nel suo regno, possano sentire quella figliolanza viva che fa sussultare e rallegrare il cuore. Ecco quella beatitudine che ella ha incarnato nella perfezione e che ora noi, figli del re, siamo chiamati a fare altrettanto, per poterla vivere e portare a tutti, per poter vivere la regalità, per poter vivere la figliolanza e portarla a tutti. E annunciare a tutti che qui il re tutti attende perché a tutti vuole donare la vita, l'eterna vita. Ecco questo luogo annunciato e proclamato, che questa fanciulla nel tempo e per tempo ha voluto portare a tutti, così come rivelato in quei messaggi che la Madre Chiesa ha diffuso in quest'ultimo periodo con abbondanza. Figlia mia, io ripeto e tu ricorda a tutto il mio popolo che qui si trova la sorgente del mio amore. Non mi stancherò mai di ripetere che questo è il luogo santo scelto dal Padre per il mio ritorno. Luogo santo del ritorno di Gesù del 19 febbraio del 94. E ancora, grande fu la sapienza di Salomone, infinito l'amore di Davide, ma la sapienza e l'amore con cui io regnerò nella Gerusalemme celeste, che qui si realizzerà, sarà l'amore, la sapienza di Dio in mezzo a voi. Io non voglio essere il re di un piccolo popolo, ma il re di un grande popolo. Perciò vi chiamo qui, venite nel mio cuore. Le tre feste più belle del 28 agosto del 1994. Parole vive, parole attuali, parole che riscaldano e rallegrano il nostro cuore in questo giorno di natività, in questo giorno di vita, in questo giorno che deve segnare una nuova vita, un nuovo passaggio nella vita di ciascuno di noi. Figli spirituali di questa fanciulla che ha portato a tutti l'essenzialità della fede cristiana, facendocela vivere nel concreto, nell'essenza, affinché tutti potessimo ben comprendere come Gesù ci vuole ora, affinché ogni parola scritta nel libro dei libri possa essere compreso ed essere messo in pratica nella pienezza, nella totalità. Un Vangelo di vita, un Vangelo incarnato. Questo è questa fanciulla, questo è il mistero di questa fanciulla. Un Vangelo incarnato in una vita fatta sì di sacrificio, ma fatta di tanto amore, di tanta gioia, di tanta e infinita beatitudine. Quella beatitudine che tanti le riconoscevano, che ella non negava, ma che nella sua semplicità ha voluto portare a tutti. Con un esempio di vita concreto e vivo,
affinché tutti potessero avvicinarsi al re, non avere paura di toccare il suo cuore, di viverlo nella quotidianità, per poter ora come allora tornare al tempo in cui Gesù camminava con i suoi figli, Gesù istruiva i suoi figli, donando il suo spirito vivo a tutti coloro che avevano il desiderio di incontrarlo, conoscerlo, viverlo e mettere in pratica i suoi insegnamenti. Non una storia passata, non un presente fatto di favole, ma una realtà bella, la più bella, che potessimo vivere ed essere chiamati a vivere, grazie all'esempio di colei che ci ha reso tutto facile, con un esempio di vita alla portata di tutti. Ecco chi è questa fanciulla che oggi festeggiamo nella totalità. E se noi siamo qui, è grazie al suo cuore. Se noi siamo qui, è grazie a quel giorno in cui ella ha aperto gli occhietti per poi crescere, crescere e crescere, facendo crescere la fede in tanti cuori che avevano smarrito la via, facendo ritrovare a tanti la verità assoluta e non relativa, affinché tanti potessero meritare di ereditare la vita, quella vita eterna per cui i cristiani vivono. A che serve vivere ogni giorno e affannarsi se poi non si ottiene la vita, se poi si perde la vita, il dono più sacro che il Padre ha donato ai suoi figli? Questo è l'interrogativo che tanti oggi dovrebbero rimettere al centro del proprio cammino. Beati voi che siete qui e avete accolto e colto il segno che il Padre, tramite questa fanciulla, ci ha voluto dare. Quel segno vivo, quel segno d'amore, quel segno intramontabile ed eterno, che ci fa sentire la vicinanza di questa madre spirituale ora più che mai, nella sua vitalità, nella sua viva presenza, che per tanti è vita. Quella vita che vale la pena di vivere, di spendere, di mettere in gioco, e portarla a tutti, con quella luce che ora sempre più deve fuoriuscire dagli occhi perché proviene dal cuore. E guardo voi, che avete gli occhi desiderosi di portare questa luce a tutti quanti. Non siamo stati chiamati a riceverla per tenerla per noi. Ecco il proselitismo santo che la Madre Chiesa è chiamata nuovamente a vivere e a far tornare a vivere. In altre case si condanna il proselitismo, in questa casa lo si deve favorire, perché questo è l'insegnamento che Gesù e che questa fanciulla ci ha donato. A cosa sarebbe servito il suo spendersi ogni giorno da quella finestra, una finestra di cielo, che guardava su questa terra alle miserie di tanti che arrivavano per poter avere conforto, se non per portare a tutti l'annuncio della nuova Gerusalemme? Ecco il suo proselitismo vivo che ha fatto tornare alla vita tanti che mai diversamente sarebbero riusciti a conoscere colui che è vita. Ecco il suo esempio, che ognuno di noi oggi deve portare nel proprio cuore e mettere in pratica, per annunciare a tutti la nuova Gerusalemme, un mistero di vita, un mistero vivo, un mistero d'amore. Ecco la terra d'amore che si apre a tutti coloro che vorranno con sincerità di cuore conoscerla. Non abbiate paura di venire. Non abbiate paura di conoscere, non abbiate paura di toccare con mano questa realtà, perché questa realtà è cielo, cielo e terra. Quella terra e quel cielo che sempre di più in questo fazzoletto di terra si sono uniti per poter far vivere, già ora, a chi vive il pellegrinaggio terreno, il cielo, nell'attesa che tutto si compia affinché il cielo possa essere la dimensione di tutti nella totalità. Ecco questo mistero d'amore, ecco la regalità cristiana e la regalità mariana. Cristo è il re, re della vita, Maria è la regina del cielo e della terra. Questo è il mistero cristiano che si concretizza. Ecco che questa salvezza passa da questa regalità. Una regalità che ora deve essere compresa nella totalità, per far sì che il Padre possa racchiudere in sé tutto ciò che è stato fatto, che è stato creato e che ora a Lui verrà nuovamente consegnato.
Ecco l'insegnamento di questa fanciulla, colei che ha incarnato le virtù mariane, colei che è riuscita a donarci e a renderci prossima la regalità di Maria. Ecco la regina del cielo e la regina della terra. Ecco le beatitudini che ella ha incarnato. La mitezza, la purezza, quella povertà di spirito per essere ripiena dello Spirito Santo, per potersi fare tabernacolo di quel bambino Gesù sceso e contenuto nel suo cuore di fanciulla. Ecco le beatitudini che nuovamente si incarnano in colei che il Padre ha scelto tra le donne di questa generazione per portare a compimento il suo progetto d'amore. Ecco l'amore incarnato che nel suo cuore ha preso vita. Grande è il mistero. Ma grande la gioia di poterlo vivere nella pienezza. Ecco questa essenzialità della cristianità che ella ci ha donato e che ora, tramite il suo esempio, deve arrivare a tutti, affinché tutti possano amare colei che ha dato vita alla vita. Un intreccio vivo di chi si è abbandonata alla volontà celeste per divenire ella stessa tempio di quel pensiero unigeno. Ecco che se i cristiani vogliono tornare all'unità, celebriamo in questi giorni la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, devono poter accogliere questo pensiero unigenito e non deviare dal pensiero originale del Padre. Quest'anno tutti i cristiani sono invitati a riflettere sulla frase del profeta Isaia: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Accolgo questo invito insieme a voi, figli di questa madre chiesa, ma nello stesso tempo chiedo: a quale bene ci si riferisce? Al bene di chi insegna a fare il bene secondo coscienza? Di chi propone un bene secondo la propria coscienza? Un bene umano o al bene supremo, frutto del pensiero del Padre? A quale giustizia si deve guardare? Alla giustizia di chi vuole continuare a mettere al centro la sacralità della vita così come il Padre ce l'ha donata? La sacralità della famiglia così come il Padre ce l'ha donata? O ad un'altra giustizia umana e umanista? Fratelli, se vogliamo che i cristiani possano essere veramente uniti, si deve tornare all'unigenito pensiero del Padre. Si deve tornare a seguire la stella, ora come allora. E questa stella ci condurrà qui, alla piccola culla del bambino Gesù, perché qui è nato il Re. Qui dimora colui che è Re. Qui ha posto la sua tenda e qui ha posto la sua dimora. Questo è il pensiero del Padre. Per poter tornare all'unità si deve guardare alla stella, Maria, e al Re. E questa regalità ora sarà vista da tutti, perché è giunto il tempo in cui chi non ha creduto, chi non ha conosciuto e chi non ha voluto credere vedrà la regalità di Cristo e di Maria. Perché è giunto il tempo ed è questo, e così sia. Amen.